Ciao a tutti, ho finito in questi giorni di provare questo nuovo drone di eh, La Idea, si tratta del loro ultimo quadricottero, il modello Idea21, dotato di GPS e una videocamera regolabile con risoluzione 2K. Il drone mi è piaciuto, come tutti i loro modelli è molto compatto e leggero con le ali richiudibili eh, che lo rendono veramente molto comodo da trasportare grazie anche alla pratica valigetta fornita. Si controlla molto bene in volo, come sempre il GPS eh, rende molto facile pilotarlo, eh, visto che eh, riesce a mantenersi perfettamente stabile in aria. Nonostante sia molto leggero, si è comportato piuttosto bene anche in presenza di un po' di vento, riuscendo a mantenere un buon controllo. Consiglio in queste condizioni di utilizzarlo alla massima velocità per dare più potenza ai motori per contrastare la forza del vento. Per quanto riguarda la videocamera la qualità dei video è piuttosto buona per questa fascia di prezzo, le riprese in giornate senza vento sono buone sia come definizione che come colori, mentre in presenza anche di poco vento il drone tende a muoversi parecchio per mantenere la posizione e eh, per questo motivo i video vengono mossi. È possibile inserire una scheda micro SD per registrare i video. Da notare però che se avviate una registrazione dal radiocomando i file verranno salvati sulla scheda, mentre se la avviate dall'applicazione i video verranno salvati sul vostro telefono. Come per tutti i droni, con GPS è presente la funzione di ritorno al punto di decollo in modo autonomo. Una funzione molto utile per evitare di perdere il drone visto che entra in funzione in automatico eh, quando la batteria sta per esaurirsi oppure nel caso in cui si perda il segnale di controllo. Da notare però che eh, in un paio di occasioni il ritorno automatico non è stato sempre molto preciso e eh, ha fatto atterrare il drone a circa 5-6 metri dal punto di partenza. Come detto il drone è molto comodo da trasportare. Che diventa molto compatto da chiuso e occupa veramente poco spazio. Per aprirlo bisogna prima portare in fuori queste due ali e successivamente si possono far ruotare in quest'altro modo le altre due. Inclusa nella confezione arriva questa comoda valigetta per trasportare il quadricottero e il telecomando. Purtroppo è fornita una sola batteria con una durata di eh, circa 15 minuti. Sono presenti però alcuni utili pezzi di ricambio come quattro eliche e alcuni ingranaggi. Per poter utilizzare il drone è necessario ogni volta eseguire le seguenti operazioni. Per prima cosa bisogna accendere il radiocomando e il quadricottero premendo il pulsante della batteria e tenendolo premuto. Ora è necessario accoppiare il drone con il controller portando il joystick di sinistra, prima in alto e poi in basso. Passiamo ora alla fase di calibrazione della bussola, portando entrambe le leve nell'angolo in basso a destra. Ruotiamo il drone in senso orario fino a quando non sentiremo un suono, quindi lo ruotiamo nuovamente tenendolo però questa volta in verticale. Per finire si deve effettuare la calibrazione del giroscopio. Posizionando il drone su una superficie orizzontale e portando entrambi i joystick in basso verso il centro. A questo punto il quadricottero è pronto. Non appena il GPS avrà agganciato un numero sufficiente di satelliti, sarà sufficiente premere il tasto di decollo per farlo avviare. Per quanto riguarda i comandi, troviamo il tasto di accensione qui al centro. Qui il ritorno automatico, poi il tasto per impostare un waypoint per il volo autonomo seguendo una traccia e qui il tasto per avviare questa modalità. Dall'altro lato invece la funzione idless mode, il tasto per attivare e disattivare il GPS per il volo al chiuso e eh, per finire il tasto per il decollo e l'atterraggio. Premendo sulla leva si può poi attivare la modalità per il volo circolare. In alto invece abbiamo il tasto per avviare la eh, videocamera e quello per se selezionare la velocità su tre livelli. Dall'altro lato invece si può alzare e abbassare l'angolazione della camera. È possibile vedere le immagini in tempo reale attraverso l'applicazione XGPS. Si può controllare il drone anche direttamente dall'app senza utilizzare il radiocomando. Si possono attivare anche le diverse funzioni di volo autonomo. Il volo circolare per far compiere al drone una traiettoria a cerchio intorno ad un punto centrale. È presente la modalità Follow Me con il quadricottero che seguirà i nostri spostamenti basandosi eh, sui dati GPS del nostro smartphone. Per ridurre i movimenti e avere un video meno mosso, eh, consiglio di farsi seguire posizionando il drone alle nostre spalle. Un buon drone, quindi, nel suo complesso, eh, mi è piaciuto per la sua stabilità e eh, facilità nel controllo, soprattutto rapportato alle dimensioni contenute e al peso leggero. Abbastanza buona anche la videocamera. Unico difetto che ho riscontrato è che non sempre è preciso nel riportare il drone nella posizione di partenza e a volte atterra con una differenza anche di 5 o 6 metri dal punto di decollo. Spero che la recensione vi sia stata utile. Se avete qualche domanda potete sempre scrivermi nei commenti. Se eh, siete interessati a seguire i miei prossimi video ricordatevi di iscrivervi al canale con il tasto qui sotto. Saluti a tutti e alla prossima recensione.